quello dentro di me, no, dentro di te devi guardare. Però Barreto stasera pensi che... Cos'è che devo pensare? Che tu ti ritiri o no? No, no, non hai capito cosa vuoi dire. Ti ho detto, ascoltami bene quando che parlo. Tra le ragioni che tu hai elencato, per cui io, fra virgolette, non posso, che poi non è vera, ma se voglio lo faccio. Supponi che mi salta un colpo de matto, domani mattina io qua ti dico, pitricola, vada via, culti e tutti i telari di Non puoi farlo. Porco Dio, se posso farlo. No, non puoi farlo. Fa culo. Non puoi. Cioè, torniamo al discorso di prima, di cos'è sto materiale, no? Del fatto che si muove. Di come si muove. Sto parlando dell'odore dell'acciaio e dell'odore che ha, specialmente in inverno quando fa freddo. Però in realtà sa un odore ben preciso che chiunque può sentire. Cosa che per esempio non succede con altri metalli. E non è l'odore dell'olio, ma è l'odore proprio suo del materiale. Fa la ruggine l'estate quando uno lo manipola e naturalmente ha le mani un po' sudate, fa la ruggine, quasi è quasi un lamento, no? Gli altri metalli no, lei è la vita dell'acciaio, la sincerità, a me fa impressione a volte sto materiale, tutt'oggi, cioè la sincerità che ha.